Diretti ai Lafonissi, ci fermiamo a visitare il monastero della Chrysoskalitissa, menzionato da tutte le guide. La leggenda narra che uno degli scalini per arrivarci sia d'oro, ma che lo possa vedere solo chi ha molta fede. E in effetti bisogna essere molto credenti per giustificare i 2 euro di entrata per vedere quel poco e niente che c'è. Facciamo gli ultimi 5 km per arrivare ai Lafonissi, dove ci sistemiamo senza problemi nell'enorme area destinata al parcheggio. Camminiamo le poche decine di metri che ci separano dalla spiaggia e la prima impressione è caraibica. L'estensione della spiaggia è tale da disperdere le centinaia di persone che ci si trovano. Non solo non sembra affollata, ma addirittura non è difficile ritagliarsi un fazzoletto di sabbia personale. Il vento fa correre le nuvole creando dei giochi di luci ipnotici, evidenziando tutte le possibili sfumature dal blu al verde dell'acqua e il rosa della sabbia, che è formata da polvere e scaglie di conchiglie. Mi rendo conto anche di come siano cambiati i tempi, notando che la gente sembra ormai più interessata a fotografarsi e a farsi fotografare che non a fare il bagno e nuotare in queste acque meravigliose. L'isola vera e propria di Lafonissi si raggiunge guardando la laguna. La prima cosa che si nota arrivandoci sono le enormi dune di sabbia che sono però recintate in quanto parte del parco naturale protetto. Seguendo i sentieri però si arriva in pochi minuti ad altre piccole spiagge meno frequentate. Passate le 5 di pomeriggio, il più della gente, quella arrivata coi pullman, se n'è già andata e lentamente la spiaggia si svuota sempre di più, fino a che rimangono solo una manciata di persone, quelle che dormiranno nelle pochissime stanze disponibili e quelli che dormiranno in camper. Sono i pochi fortunati che si goderanno il tramonto spettacolare e la spiaggia deserta l'indomani mattina.